Allora, all'inizio anno ho detto che il mio obiettivo era giocare con continuità, ritrovarmi, e ho preso questa decisione proprio di venire qui a Frosinone per questo motivo. E la società mi ha dato questa opportunità, e io con la testa giusta, la mentalità giusta, ad oggi sto raccogliendo qualcosa che quest'estate avevo preparato sia mentalmente che fisicamente. Ci tenevo a star bene, a fare bene, e come avevo detto all'inizio del campionato, che la parte di Coppa Italia che non stavo benissimo, e ho detto ci vuole un po' di tempo, e ad oggi sto raccogliendo qualcosa che ho seminato. E per il resto, abbiamo subito un po' di gol in casa, ma ne abbiamo anche fatti, ci sono anche gli avversari. Sicuramente col Verona all'ultimo minuto ci è venuto anche un po' di paura, ma penso che sia normale, è una squadra che ancora ci dobbiamo trovare, siamo giovani, quindi magari in un momento di difficoltà così ci è venuto in mente anche la partita di Genoa, anche a me stesso, e ci siamo un po' messi dietro e niente, però alla fine l'importante era vincere, abbiamo vinto e niente, continuare su questa strada e stare un po' più, magari tenere più risultato tutti a zero. Questo non lo so, perché magari un campionato talmente equilibrato quest'anno che sia nelle prime posizioni sia nell'ultimo, siamo tutti là. Quindi ad oggi noi saremo salvi, però è talmente corta la classifica che non si può dire, non si possono fare calcoli, però detto come un po' di tempo fa, detto che bisogna pensare partita dopo partita, e oggi in testa io c'ho solo il Chievo, quindi il nostro obiettivo domenica è vincere. A me questi calcoli non mi piacciono, ti ripeto, fuori casa, in casa, non mi garbano questi. Il Chievo è una squadra tosta, che tanto resta in Serie A, c'è giocatori di esperienza, però domenica viene qui e deve affrontare il Frosinone, che il Frosinone è una squadra tosta, soprattutto in casa. Quindi pensiamo, aggrappiamoci a questo. Quindi il Chievo venga qui e andrò a lottare come noi, dovremmo fare o uguale o ancora di più per portare a casa i tre punti. Ma io ho visto tre allenamenti, non saprei che dire, però ovviamente se la società è venuta sicuramente ci può dare una mano. Poi le condizioni non conosco il giocatore, non lo so, quindi a vedere gli allenamenti non saprei giudicarlo, però ripeto, se la società è intervenuta penso che ci può dare una mano. Ma io penso che Tony è un cliente difficilissimo per tutte le squadre di Serie A e le altre squadre, perché uno come lui in una squadra è sempre meglio averlo che non averlo, perché ti regge il reparto da solo. Poi sicuramente veniva da un lungo infortunio, però penso che Tony, soprattutto anche Pazzini, ci hanno messo un po' in difficoltà nel secondo tempo. Però poi il Chievo, vabbè, c'è due giocatori mobili, Palotti e questo ragazzo inglese che sta facendo molto bene, sono due ottimi giocatori, ma penso che tutte le squadre che abbiamo incontrato hanno degli attaccanti molto forti. Ma ad oggi abbiamo fatto sempre il 4-4-2 e ci siamo trovati abbastanza bene, in alcune partite abbiamo sofferto, però penso domenica che il mister ha fatto quel cambio per darci una mano sia in fase difensiva, che magari poteva avere una mano anche in fase di spinta, però Ale è un giocatore abbastanza difensivo, quindi penso che il mister ha levato Sottimo, che è un attaccante estremo, che ha messo Ale per darci una mano. Ripeto, non lo so, penso che
il Bologna, il mercato che ha fatto, che è stato che ha preso, è una squadra che può fare bene e ad oggi sta dietro a noi, però ha fatto bene le tre partite che veniva da, ha fatto tre risultati positivi, poi ha perso domenica. Penso che il Bologna, tutti i soldi che ha speso, non so se rimarrà nelle ultime posizioni. Poi altri, Genoa, Sampdoria, non lo so quanto potranno stare lì sotto. E Palermo, detto, stanno tutti a un punto sotto, poi c'è Verona e Carpi, poi c'è Genoa, due punti, cioè stanno tutti lì, quindi ti ripeto, noi dobbiamo fare il nostro cammino e non pensare alle squadre che ci sono e che non ci sono. Tocca pensare un po' a noi stessi e penso questo che ci faccia forza, no? Ma penso come continuità sì, perché sto avendo la continuità che forse magari in passato tra infortuni o mister o qualcosa un'altra non ho avuto, quindi avendoci continuità penso che il giocatore si esprima nel miglior modo possibile. Poi ho anche un'età che posso fare il salto di qualità sperando e continuando con questa mentalità che ad oggi mi sono ritrovato. E quindi molto, cioè, sono molto contento fino ad oggi e spero di continuare così, molto, molto umile. Sì, in passato anche a Parma sono stato molto continuo, c'è stata una frazione di campionato, poi ho avuto un brutto infortunio, quindi come ho detto prima, tre infortuni, un mister magari che non mi vedevano bene, ho avuto non tanta continuità, però quando spesso e volentieri ho avuto la continuità, sia anche con Luis Enrique avevo continuità, ho fatto abbastanza bene, quindi penso che ogni giocatore quando ha la continuità di giocare fa bene. Adesso il salto di qualità vuol dire magari andare in nazionale, magari tornare a giocare a grandi livelli, ma anche mentalmente. E questo lo si fa giocando, maturando e ad oggi mi sto sentendo questo.